Il primo giorno del G20 è stato dedicato ai temi economici, con grande attenzione a molte sfide che riguardano l'Italia, la necessità di investire sulla crescita, sulle infrastrutture, la lotta alla disoccupazione giovanile, anche con un riconoscimento di alcuni traguardi raggiunti anche dal nostro paese, che è stato più volte esplicitamente citato. E tuttavia, il nostro cuore e per molti aspetti anche i nostri pensieri vanno a ciò che è accaduto a Parigi. Continuiamo ad avere forte l'emozione, la commozione per quello che è avvenuto e che riguarda naturalmente la città di Parigi, il popolo francese, ma forse possiamo dirlo senza esagerazione, l'umanità intera. Qualche minuto fa ho parlato al telefono offrendo le condoglianze del governo italiano e di tutti noi alla famiglia di Valeria Solesin, che ha perso la vita in questo terribile e atroce attentato, alla madre Luciana, al padre Alberto, al fratello Dario. Li ho sentiti nella loro casa di Venezia. Io credo che non ci siano parole, lo dico da genitore, prima ancora che da presidente del consiglio, per chi perde un figlio, ma dico anche che faremo di tutto per ricordare questa giovane ricercatrice, giovane studiosa che lavorava alla Sorbona, e magari studieremo insieme alla famiglia il modo per ricordarla, magari una borsa di studio, o comunque qualcosa che ne valorizzi le qualità straordinarie che giustamente la sua famiglia e i suoi amici stanno piangendo. Contemporaneamente abbiamo dato un messaggio di unità ieri con tutte le forze politiche di fronte al terrorismo. È bene che le polemiche interne, le polemiche tra i partiti si abbassino di un tono, che ci sia più attenzione a presentarsi tutti insieme, tutti uniti. L'Italia è un grande paese che ha sconfitto il terrorismo interno negli anni 70, negli anni 80, che ha affrontato e sconfitto le stragi di mafia e che sicuramente ha la forza per poter affrontare senza sottovalutazione, ma con grande determinazione, anche questa fase che stiamo vivendo. E naturalmente credo che sia molto importante, io ritengo che questo sia il momento della determinazione e anche della saggezza e del buon senso. Quindi nessun tono superiore a quello di cui abbiamo bisogno. È un momento delicato, con buon senso, con l'equilibrio che l'Italia ha sempre avuto. Dovremo affrontare senza alcuna isteria e senza alcuna sottovalutazione un tema grande che ci porteremo per i prossimi mesi e forse per i prossimi anni, ma che, se il Paese sarà tutto insieme, unito, compatto, insieme agli altri partner europei, saremo in grado di affrontare e di vincere. Buon lavoro a tutti.